Eccoci ancora insieme ragazzi in un nuovo video assaggi di Pokeshiny, sempre provenienti dalla pagina Facebook di Yummy Cute Kawaii Shop Italia. E oggi iniziamo con una bevanda, un classico tè verde per la mia gioia, ovviamente giapponese, cinese, insomma, come sia. Vediamo un po', sì. Allora, a me il tè verde non piace molto, specialmente negli snack, però solitamente almeno quello della San Benedetto mi piace. Ora vediamo questo qui, giapponese, che dice. Allora, il colore, vabbè, lo vedete così mentre lo verso, il mio fedele bicchiere, e vediamo un po'. Mamma mia, niente. Questo è il tè verde ufficiale, a me non piace. C'è niente da fare, mi piace quello zuccherato, che non è quello ovviamente veritiero della San Benedetto. Niente, ragazzi, io col tè verde non ci posso fare niente, manco per bere. Vabbè, andiamo avanti. Iniziamo con queste, che credo siano delle patatine, date faccia da scemo, con burro e miele, credo, patatine al gusto miele, sì, vedete c'è questa cosa qui. Vabbè, vediamo un po', come al solito ovviamente devo aprirle con le forbici. Beh, mamma mia, meraviglia. Ecco qui, vediamo. Ah, ma sono grandi, pensavo fossero più piccole. Questo buco enorme. Si vedono, sì. Sì, le vedete. Non sono male. Sì, mi sente anche abbastanza, quindi approvate. Buone. Adesso passiamo al nostro amico Fava, Favone. Questo delle fave secche al gusto di 5 spezie, con la confezione viola, perché ci sono, mi pare, viola, arancione e gialle come confezioni. Questa al gusto di 5 spezie, quella viola. Adesso vediamo se sono buone o meno. Prendiamo una mezza fava, perché non me va mezza fava. Sembra un'offesa, prendiamo una mezza fava, che non mi va di mangiarne una intera adesso. Abbastanza dure. Però sono buone, raga. Le spezie si sentono, ma non sono forti, cioè non sono spezie fortissime. No, buone. Approvate anche queste. Adesso qui c'è questo. Sembra la bambola assassina. Qui mi dice che è uno snack, anzi, ecco qui, rane snack, quindi non vorrei che fossero come quegli snack che ho già provato, e infatti sì, se ve li ricordate, adesso vi faccio vedere, sono quelli a cui non riesco a dare un gusto. Questi comunque sono speziati, che sono sicuramente un po' più buoni di quelli normali che ho assaggiato io, perché quelli normali a me non piacciono per niente. Oggi questi speziati sono un po' più buoni, ma non male. Adesso qui
Vedo una balena, credo al pomodoro, non lo so. Vediamo un po'. Ah no, davvero? Spuntini al gusto di melanzana. Ma scusate, ma qui mi sembrano melanzane queste, cioè hanno le melanzane rosse in Giappone. Boh. La snack al gusto di melanzane. Vediamo. Vi faccio vedere qui, teniamo la nostra balena. Non si vede molto. Vediamo un po'. Allora, qui ci sono varie forme. Tipo c'è il granchio. No, raga, il pomodoro. E chi ci ha messo queste cose in italiano? Allora, a me è messa di sapore ketchup. Ma. Snack alla melanzana. Negli ingredienti c'è tutto tranne melanzana. Vabbè, comunque. Sono buoni, eh? Non so, balena con tre. Sono buoni. Sembra pure la tartarughina. Bellina la tartarughina. Vabbè. Questi sono approvati. Poi abbiamo il cancio. Vediamo un po', il biscotto al gusto di cioccolato, anche qui facciamolo in questo modo. Hanno praticamente quasi lo stesso odore dei panda. Ah, forse i disegni. Sono buoni. Qua c'è il disegno dell'ultimo della protagonista. E poi passiamo a queste patatine al formaggio, presuppongo. Che mi dicono non fritte, mi sono al forno ma non fritti. Si presentano così. Ah, no. Ma perché gli altri paesi quando fanno le cose al formaggio fanno schifo? Mamma mia, come i cracker americani. No, no. Bocciatissimi. Super bocciati. No, no. E poi, come ultimo snack di questo video, i famosi Skittles, ormai penso che l'abbiate visti dovunque. Una volta c'erano anche in Italia, ora sono solo in America e a quanto pare in Giappone. Sono vari gusti, ragazzi, io ne ho presi due verdi. Oh, buonissimi. Buoni. Skittles buoni. Perfetto, ragazzi. Anche questo video assaggio termina qui. Io vi saluto e vi aspetto per altri video di assaggi e aperture. Ciao raga!